Ogni portone aspetterà fuori. Parole e musica protagoniste all'Italian Makers Village con Train Dogs, racconti in 11 righe nati a bordo di un treno e diventati un fenomeno in rete. Ogni piazza, città. Io sono un pendolare della tratta Saronno-Milano e ogni mattina c'è questa umanità che si sposta da un posto all'altro, dalla casa all'ufficio, e io mi sono immaginato le vite di chi mi era seduto di fronte e ho iniziato a raccontarli. Col tempo abbiamo imparato a essere sasso. Fabio Palombo è un pubblicitario, prima lanciava i suoi testi su Facebook, oggi l'intuito letterario lo ha portato altrove e la sua idea si è trasformata in qualcos'altro, oltre il web. È diventata una serie di spettacoli, è diventata un libro, è diventata l'occasione di incontrare in giro per l'Italia le persone che mi leggono ed è questa la dimensione social. Cioè dal 2.0 siamo tornati all'1.0. Pochi che si guardano in dopo e non sanno dove guardare. L'impressione che ne hai, ma treno non treno, anche autobus, qualunque, è che la gente è sempre insoddisfatta di dove e c'è questo desiderio di altrove.